missioni, quelle di Rocket League. Quando voi vedrete il video, le missioni non si potranno più fare perché verranno tolte. Devo fare, ragazzi, questa missione qui, quella di visitare tutte le stazioni ad armamento, a rovine, a razzo. Io ne ho visitate 4, me ne manca una. Raga, dobbiamo arrivare lì, ce la dobbiamo fare. Ok, ho preso lo spot. Non solo, mi hanno pure ammazzato. Tanta roba. Dobbiamo andare lì, possibilmente ce la fa la missione. Madonna, queste macchine sono inusabili. Il particolare che veramente, ragazzi, mi sorprende di più: se riuscite a fare le macchine di Rocket su Fortnite, non è per niente facile. Identiche, va bene. Quindi quello spot lì, ragazzi, non va per niente bene. Dobbiamo cambiare spot. Supportatemi nel negozio oggetti, ragazzi. Dai, che è l'unico modo per supportarmi. È il codice creatore, che praticamente non vi costa nulla. Ok, l'ultimo posto dovrebbe essere qui, se non erro. A posto, ci siamo fatti la missione. Direi di instant quittare. Ora ci restano altre missioni da fare, ragazzi. Non ho capito quali di preciso. Vola continuamente per 100 metri. Volare direttamente nella mappa. Queste qua sono più o meno facili, però elimina cecchini avversari. Questa qui la facciamo in privata, se ce la fa fare. Devo prendere praticamente tutte le monete della mappa. Duro lavoro, soprattutto in pubblica, quindi ci conviene fare direttamente privata e recuperare queste monete per sbloccare, se non erro, degli skateboard come premio. C'è un piccone che direi che è molto carino, assomiglia moltissimo a quello dell'FNCS, non so se siete presenti, ma è identicissimo. Forse me li dà anche in privato, spero di sì, però evidentemente credo di sì perché la mappa è questa. Andiamo di nuovo qui nel cerchio, ci prendiamo la macchina, dobbiamo prendere le monete. Non c'è nemmeno la mappa, ragazzi, però noi se andiamo qui dovremmo poter, diciamo, iniziare a capire dove spiasse monete, perché io, ragazzi, sono inesperto. Eccola una lì. A posto, ragazzi. È meglio farla in privato, fidatevi di me, perché minchia, potete almeno prendere tutte le monete in santa pace senza che nessuno vi rompi le balle. E le altre monete dove le trovo? Eccola qui. 6. Mi mancano altre 3. Presa? Ce ne mancano altre 2. Ah, mi sta ribaltando, ragazzi, mi sta ribaltando. Dove troviamo le altre 2 monete? Girando per la mappa, come stiamo facendo ora. E ce ne manca un'altra, se non erro. E da dove sarà mai? Ah, eccola lì. Le monete, ragazzi, respawnano. Tanta roba, ora ho capito. Un'altra missione finita. Ora direi di passare alla prossima. Ma no, voglio sbloccare quel piccone. Chi tra di voi, quando escono sti eventi, è veramente casato di sbloccare subito i premi degli eventi? Qual era, cara Octin? Ci riusciremo, ragazzi, o non ci riusciremo? Iniziate a commentare da ora, perché voglio vedere tutti quei furbacchioni che commentano sotto: ma poi non ce la fai. Poi ah, ce la faccio. I rosiconi ci rimangono male. Allora, ho voluto fare privato anche stavolta, perché voglio giocarmela in santa pace senza che nessuno mi rompa le balle. Ed è giusto pure, ragazzi, giocatele sempre in privato le missioni. Però non vedo l'anima viva. Non è questo il problema, devo completarla in 2 minuti. Vai. Stra difficile, facendo troppe segnali. E vabbè. Wow, bello il mondo, ragazzi. Non c'è un cazzo, non si capisco un cazzo. Queste macchine, ragazzi. Mai giocato a Rocket League? Una volta l'ho portato in live sul tubo viola. E voi ovviamente non ci siete mai sul tubo viola, ragazzi, mi avete abbandonato ormai. Facile, ma io mi sto a fare tutte queste pippali. Proviamo a farla di nuovo, vediamo se ci riusciamo, ragazzi. 2 minuti. Io veramente mi sto esaurendo. Sbloccare il cacchio di skate. Merda, non riesco a sbloccare, diami. Guarda te, quanto è brutto. Dobbiamo partire a provisione. Oh my god. Tu mi guardi, io ti guardo. Ti giri, io ti scoppio. Vai. Mi arrendo. C'è 2 minuti. Come cazzo faccio a fare 2 minuti io? L'ho fatta! L'ho fatta! Godo! Sì! Mi stai emozionando. Prima per stare cicchino. Ok, ci mancano queste 2, ragazzi. E poi queste sono nella pubblica. E sblocchiamo il piccone che assomiglia a quello dell'FNCS, che desideravo un casino. Dai, let's go. Andiamo instant a sbloccarlo. Ok, dovrebbe essere riavviato. Dovremo killare le persone. E di persone ce ne sono poche, che da quando ho capito, ogni volta che vieni killato non puoi più respawnare. Questa cosa, ragazzi, mi turba un pochettino. L'ultimo l'ho killato in un modo molto epico. Ora ci tocca fare quella dove spariamo, sperando che non ci rompano il capo. Perché, ragazzi, devo fare 600 di danni. Quanto è difficile. Vai. 1. Sto credendo, ragazzi, per un danno. No, per un danno.
Ok ragazzi, eccoci qua, stiamo per dire la missione. Devo fare ora l'ultimo danno, vai. Ah, che bello ragazzi, missione completata. Abbiamo sbloccato il piccone, abbiamo fatto tutte le missioni di Octane, finalmente, eccolo. Bello ragazzi, e direi subito di provarlo e vedere com'è, per vedere. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Direi che il video finisce qua ragazzi, spero vi sia piaciuto un casino. Grazie a tutti coloro che sono arrivati fino alla fine del video. E soprattutto, prima di chiudere il video però, lasciate un like, iscrivetevi e non dimenticate di supportarmi nel negozio con il codice creatore TheWalk23, mi raccomando. Date qualche tutto, peace, bye. Wow.